Buongiorno e bentornati proprio nella piazza centrale di Cannara. Occhiale tattico, andiamo a vedere le infiorate e intervistare qualcuno se troviamo qualcuno che ci possa dire qualcosa e soprattutto sveglio. Siamo qui con la giudice. La giudice che abbiamo scoperto essere due giudici, perché c'è pure un altro signore. Venga professore, stiamo aspettando lei. Quindi tutte e due laureati in storia dell'arte, giusto? Tutte e due laureati in storia dell'arte. Insegnanti artisti. Insegnanti di arte immagine. Allora, da quant'è che state in giro? Io ieri sera ho cominciato alle 8 e ho finito a mezzanotte. Come se ne rientro, sono andato a casa a mezzanotte. No, e invece stamattina? 8:15 ero già qui. Quindi si apprezza meglio, no? Beh, non c'era nessuno, eravamo solo io e Massimo che mi ha aiutato a fare le foto e a fare il video su tutto il tappeto, su tutti i tappeti. Che cosa avete notato? Abbiamo notato l'originalità di tutti, la creatività. E ecco anche la corrispondenza con il progetto visualizzato ieri sera e la realizzazione ultima, e anche diciamo eventuali caratteristiche creative che dal progetto non si evidenziavano. Ho capito, quindi qui vedo che avete delle tabelle, possiamo sbirciare? No, le possiamo dire che saranno valutati la corrispondenza a progetto, l'esecuzione della realizzazione. Posso vedere solo a me, tanto le telecamere non... Così, ecco, corrispondenza a progetto, l'esecuzione della realizzazione, se è fedele, se è stata cambiata, se è proporzionata, se una realizzazione inerente allo spazio di esecuzione, il colore, quanti tipi di colori, di piante, di fiori, in che modo è stato esteso questo colore, e l'originalità, diciamo, se è un tema originale o un'esecuzione originale, oppure ha una originalità anche di rappresentazione divisa, intera, eccetera, eccetera, rispetto ad altri. Ma oltre a essere belli e contestuali, sono anche diciamo di esecuzione eccellente, quindi è molto difficile decidere. E devo dire di questa kermesse floreale sono rimasta ieri sera fino a tarda ora, fino alla nostra intervista notturna. Mi ha colpito molto l'umanità che si respirava, il contatto umano tra chi eseguiva, tra chi passeggiava, tra chi forniva il materiale. Ecco, questa è la presenza di tutti i cittadini di questa ridente Cannara. Grazie, c'è il cameraman, mi fa taglia. Ok, allora bisogna fare finire il giro. L'ultima, in conclusione, ringraziamento a Cannara per averci invitato come comitato di valutazione, un augurio a tutti i partecipanti, e ecco, la nostra presenza qui è anche solidale devozione a Corpus Domini. Ok, grazie. All'anno prossimo. E come si chiama lei? Claudio Fronza. Ok, lei Anna Coppola. Perfetto, grazie Anna, valuta bene, eh? Ragazzi, vedete come il disegno viene saltato con i fiori? Ora emerge tutto il significato di quello che ieri sera cercavamo di capire. Piace. Devo dire, fino adesso, tanto io non voto, però molto bella, piena, la vedo piena di fiore,
non è perché De Dinivelli c'è il presidente delle infiorate di Cannara, ma proprio bella, bella bella. Lui è Luigi Verzieri, il capo clan. Vi ricordate ieri sera vi dicevo il feudo Verzieri? Eccolo. Lui ieri sera non c'eri, Luigi, dove stavi? Chi l'ha detto? Non ti abbiamo visto allora noi quando siamo passati. Perché si vede che stiamo a mangiare da qualche parte, mi ero imboscato, no? Però vediamo che mentre gli altri adesso forse stanno riposando, ma si stanno anche preparando per la processione, perché i Verzieri stanno, suonano tutti in banda. È vero. Il capo clan sta con la confraternita, sta mantenendo vivo il fiore, perché siamo sotto la luce diretta dei raggi e c'è bisogno di idratare. Sì, c'è bisogno di innaffiare un po' i fiori, perché sennò si appassiscono. E innaffio quella che abbiamo fatto noi e quella che hanno fatto i vicini, per cercare di tenerle più fresche possibile. Però avete fatto un bel lavoro, perché il fiore non si è ritirato, quindi significa che ogni quanto idratate? Ogni 10 minuti, un quarto d'ora, gli do una passatina tutta. Tutta la notte così? Per forza, da stamattina presto, fino adesso che non passerà la processione. Poi il segreto è anche mettere parecchio fiore, vero? Sì, parecchio fiore e cercate di coprire il più possibile per non far vedere il sotto, il catrame, via. Bella, bella, bella sta mongolfiera, molto bella. Con l'occasione vi dico che anche noi su Umbrainside siamo state in mongolfiera. Se non l'avete vista, l'ultima puntata, guardatela. Bello, grazie, grazie Luigi.